Il gruppo di protezione civile La Fenice compie 10 anni, un bel traguardo. Sì, direi di sì, soprattutto perché abbiamo dovuto attraversare una serie di difficoltà e fortunatamente la volontà di questi volontari, scusate il gioco di parole, effettivamente ci ha portati a questo traguardo. Importante sia a livello di numero di partecipanti, sia a livello di attrezzature e mezzi, mi sembra che siamo strutturalmente abbastanza organizzati, una sede che direi con grande fatica abbiamo ristrutturato e rimesso a posto, credo sia motivo di soddisfazione sicuramente. Un'avventura che sembrava quasi una scommessa, che direi che alla fine è stata vinta. Mi auguro che chi ci sarà in futuro prosegua. Noi le basi le abbiamo messe, quindi la funzionalità c'è, una struttura che tutto sommato funziona, è sempre disponibile, sempre attiva. In questi 10 anni non ci siamo fatti mancare nulla, non ci siamo fatti mancare alluvioni, terremoti, abbiamo girato per l'Italia, le ultime eventi che ci sono stati dal 2009 a oggi, per cui direi è una bella esperienza, una grande soddisfazione e speriamo che continui. Quanti sono i volontari attualmente? All'incirca 52, sono 42 operativi e una serie di soci sostenitori. Oggi per celebrarvi ci sono diverse associazioni e anche diversi sindaci dei comuni limitrofi. Sì, è una delle prerogative che abbiamo avuto da sempre, nel senso che socializziamo, nel senso che ci piace questo lavoro di squadra. Era un'idea che era iniziata già da tempo. Io stesso ho spinto molto per la nascita del coordinamento provinciale di Torino, che oggi rappresenta una realtà nell'ambito di protezione civile. E siamo sempre disponibili con loro e operativi. Ricopro un ruolo di vicepresidente all'interno del coordinamento provinciale, per cui è proprio un concetto di lavoro di gruppo che continuo a coltivare non solo per me ma anche per chi mi succede, per i giovani che arrivano. Cercare di farli lavorare in gruppo per me è sempre stato importante. Sabato, domenica, no, le lascio volentieri.